Siamo con una rappresentante dei giovani Chiusi. Sì. Voi giovani Chiusi dovreste vergognarvi, ovviamente, come giustamente dice la ministra Fornero. Ma noi ci vergogniamo. Cosa fate per esternare questo vergognamento? Beh, non lavoriamo, ad esempio. Siamo tutto il tempo sui social network. Sì, ma questo è vergognarsi? È il nostro modo di vergognarci. Ah, ho capito. E passiamo il tempo così. A scrivere amenità inutili su... Thread contro Guia Soncini, ad esempio. Ad esempio, sì. Chi difende i genitori a spada tratta, senza alcun motivo. Sì. E... Dici, esprimi... Tu, essendo il portavoce dei giovani Chiusi... Chiusi schizzinosi, cioè tu mi stavi dicendo in modo Chiusi che non hai mai lavorato in call center. No, non ho mai lavorato in call center. Ma a te piacerebbe lavorare in call center? Beh, in realtà ci provai, però ero troppo formata per cioè, cercare un lavoro. Formata? In che senso formata? Sì, non nel senso che portavo la quarta, nel senso che avevo... Una... Sarebbe fornita quella. avevo una laurea e quindi non andavo bene per un po' senso. Dopo essere stata formata cioè, loro, li avrei abbandonati in corsa. Ah, cosa peraltro vera. Ho capito, sì. Non perché essendo tu formata... autoformata e universalmente parlando, telefonando alle casalinghe di Vovere le avresti deviate dal loro ruolo. Sì, cioè non ti saresti trovata a tuo agio con le casalinghe di Voghera e viceversa. E forse per quello. Loro non sarebbero trovate il loro agio. Cioè ci sarebbe stato questo gap di formazione proprio. Può darsi, sì. Tu però in compenso hai cercato di sformarti facendo i finocchi al gratin, gratinando i finocchi, giusto? Sì, soprattutto senza mangiarli. Ecco, sì, perché di fatto la tua è una formazione, una formazione intellettuale, quella di dimenticare la tua formazione universitaria per arrivare al livello della casalinga di Voghera, giusto? Sì. E quindi parlaci di questo modo di formarti tramite la gratinatura dei finocchi. È un'attività partita quando ero molto giovane. Ma questo non l'hai scritto nel curriculum? Che so cucinare molto bene. Certo, scusa, sei andata nei call center, ti hanno cassata dalle loro database perché eri formata a livello universitario. Se tu gli avessi detto ma io so fare i finocchi al gratin, no? Ti avrebbero considerata, no? Grazie, sì. Devo chiedere a Siri. Esatto. Come mi vede cucinare i finocchi da qui a 5 anni? Ma solo finocchi o anche altre tipologie culinarie? No, so cucinare qualunque cosa, così, invento. Dopo una fase in cui abbinavo sapori e colori mi sono un po' ridimensionata adesso. Sapori e colori? Sapori e colori, sì. Quindi sinestesia pura. E ad esempio con quella scarpa Armani di quel colore cosa abbineresti? Oh, darei dentro dello champagne, penso. Champagne? Sì. Magari non lo so. Henriot. Henriot? Invece con quei contenitori della spazzatura che cosa abbineresti? Tutto quello che resta di ciò che non si è mangiato, penso. Bellissima questa frase filosofica. Tutto quello che resta cioè e che non si è mangiato. E che ha il colore? Che ha il colore di un lento arcobaleno. Di un lento arcobaleno.
Oddio.